Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Filippo Taddei, responsabile economico del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, e che è collegata con noi da Venezia. E buonasera, benvenuta Lidia Undiemi, studiosa di diritto e economia. Allora, avete sentito, il governo Renzi comincia rendendo le buste paga più ricche o meno povere di 10 milioni di italiani. Era quello che ci si aspettava? Subito dopo la pubblicità. Susanna Camusso, allora Renzi comincia rendendo più ricche le buste paga di 10 milioni di italiani, parliamo di 85 euro netti in più in busta paga. Intanto questa è sicuramente una buona notizia. È una vittoria dei sindacati e significa che non ha più senso e non avrebbe più senso indire uno sciopero generale? Ma certamente questa è una vittoria delle rivendicazioni che stiamo facendo da anni, quello che ci fosse un abbassamento della tassazione sul lavoro dipendente che riguardasse anche quella parte di lavoratori che hanno redditi tali per cui non raggiungono neanche il pagamento dell'IRPEF, che fosse per i lavoratori dipendenti e anche per il Presidente del Consiglio l'ha chiamato forme assimilate, ma in realtà bisognerebbe dire i precari. Quindi da questo punto di vista è sicuramente un'ottima notizia, una scelta giusta, una scelta per l'economia perché determina l'aumento della domanda. Vorremmo però sottolineare che un intervento analogo rispetto ai tanti pensionati poveri che hanno pensioni basse, che hanno già avuto blocco della rivalutazione negli anni scorsi, forse sarebbe stato altrettanto utile per la crescita della domanda del Paese. E scioperi generali non se ne parla per il momento, no? Ma noi abbiamo fin dall'inizio detto che se fossero state fatte le cose positive avremmo festeggiato il risultato e se no avremmo continuato la nostra iniziativa per ottenerle, quindi è evidente che oggi discutiamo dei risultati. E quindi oggi è una giornata per festeggiare. Cominciare, poi si può fare di più, per esempio si può fare di più sui pensionati. Ecco, professor Taddei dice che Camusso si può fare di più sui pensionati, l'aumento in busta paga sappiamo che costerà 10 miliardi di euro che secondo Renzi sono già disponibili, quindi sono il frutto delle politiche di austerità degli ultimi due anni, no? Beh, sono disponibili nella misura in cui non sono frutto delle politiche di austerità, sono in continuità con una linea di responsabilità, ma sono soprattutto si inseriscono, sono realizzabili nella misura in cui noi sappiamo condurre un cambiamento strutturale del nostro Stato, della nostra pubblica amministrazione, attraverso un'operazione di revisione della spesa, di cosiddetta spending review, che sia profonda e duratura in passato. Quindi questa, se vogliamo, è la sfida. In realtà quello che noi proponiamo oggi è un sostegno a questi ai lavoratori italiani, ai lavoratori dipendenti italiani in particolare, 10 milioni di loro, attraverso una scelta permanente e duratura. Dottoressa Undiemi, gli interventi di Renzi vanno nella direzione giusta per rilanciare l'economia italiana? Ma sono interventi secondo me tampone, non risolvono sicuramente i problemi strutturali della nostra economia che nascono da un sistema economico e monetario sbagliato a livello europeo, tant'è che la crisi dal 2007 al 2008 finanziaria statunitense si è ripercossa negli Stati Uniti proprio perché noi avevamo una crisi da bilancio dei pagamenti, cioè degli squilibri economici fra i paesi della zona euro a cui l'Europa ha risposto applicando l'austerità ai cittadini e dall'altra parte attuando dei salvataggi finanziari che sono costati all'Italia, per esempio gli aiuti finanziari che noi abbiamo erogato ai fondi comunitari, secondo i dati della Banca d'Italia ammontano a circa 55 miliardi e questo hanno inciso anche sull'aumento del debito pubblico, quindi secondo me la questione del criterio del deficit al 3% è più che altro politica, perché non ci interessiamo dell'aumento del debito causato dai salvataggi delle banche, per esempio con uno di questi fondi abbiamo salvato le banche spagnole e dall'altra parte quando si tratta di spendere per i cittadini stiamo attenti
lo 0,4, se sforiamo il limite, con la precisazione che dal 2009 al 2013 l'Italia ha ridotto il proprio deficit da un 5,4 sino appunto alla soglia del 3%, quindi secondo me bisogna rimettere in discussione il modo attraverso cui vengono fatti i conti. Per quanto riguarda invece la manovra sull'IRPEF, quindi sulle buste paga dei lavoratori, sicuramente un passo in avanti. E come avevo già anticipato, secondo me bisogna vedere un messaggio politico di Renzi sotto questo punto di vista, e cioè che rispetto alle politiche di austerità, al rigore che arriva dall'Unione Europea, in qualche modo c'è un cambio di rotta. Quindi se lui mantiene questa linea, se comincia da questo punto in poi a mettere in discussione questo sistema delle politiche di austerità e tutto quello che c'è dietro, è un buon inizio. È d'accordo Susanna Camusso che Renzi comunque lancia un messaggio politico forte anche all'Europa nel momento in cui spiega che insomma qui non ci devono essere solo politiche di austerità? Ma non c'è dubbio, lancia il messaggio politico che avevamo tante volte rivendicato, che l'austerità non ci permetteva di uscire dalla crisi e rimettere in moto l'economia. Poi è assolutamente giusto che non bisogna accettare di continuare a rimanere nei vincoli che sono stati proposti, perché adesso stiamo ancora discutendo del 3%, ma il tema vero è il momento in cui ci saranno gli effetti del fiscal compact e quindi di un'idea di riduzione ulteriore delle condizioni del Paese, e quindi credo che sia giusto dare questo segnale all'interno, sia necessario riaprire la discussione in Europa sulle politiche di austerità. Professor Taddei, fiscal compact, giusto così per restare ancora due minuti sull'Europa e in Europa? Ma il tema, cioè, io penso che qui forse stiamo perdendo di vista l'ambizione di questa proposta. E di questa proposta politica che è emersa questa sera, che non è solamente il sostegno dei lavoratori italiani, ma di cambiamento profondo e, mi permetto di dire, strutturale del nostro Paese, della nostra spesa pubblica. Quindi non ha torto la dottoressa Mondiani quando dice che non c'è niente di strutturale. Ma io sì, lì mi sono un po' perso nel ragionamento, però vorrei forse che noi comprendessimo che c'è un'ambizione veramente, veramente più profonda. Se noi vogliamo ridurre tutto questo, come combattiamo contro l'austerità che ci è imposta dall'Europa, oppure invece aderiamo all'austerità, secondo me stiamo perdendo proprio il senso profondo di quello che abbiamo fatto. Noi oggi prendiamo il lavoro in questo Paese e lo rimettiamo al centro. Lo rimettiamo al centro con una serie di misure, di cui quella fiscale, ho l'ambizione di dire, è forse la più profonda. Mi si dice che non è strutturale, e io penso invece che lo sia. Penso che ridare soldi in busta paga ai lavoratori italiani sia la cosa più strutturale che possiamo fare. Ma rispetto alle dinamiche dei parametri, all'andamento dell'economia, quanto può durare questo? Cioè, rientra in un progetto di... È proprio questo il problema, che secondo me lei sottovaluta la caratterizzazione strutturale. Noi qui non operiamo dicendo vi tagliamo le tasse, chiudete gli occhi, incrociate le dita e tra un po' il Paese sarà diverso. Vede che il segretario della Lega, per esempio Salvini, dice se Renzi non ridiscute i vincoli dell'Unione Europea si tratta solo di una televendita. Ma io lo capisco, ma quelle lì, mi permetta, sono proprio polemiche preelettorali, pre-elezioni europee. E invece sapete cosa vorrei? Vorrei che noi convincessimo questo Paese, ecco, questa forse è la missione del Partito Democratico, che se questo Paese rimette al centro il lavoro, lo fa in maniera strutturale, perché taglia le tasse in maniera credibile, perché allo stesso tempo riforma la nostra spesa pubblica e lo fa in maniera duratura, allora questo Paese diventa più europeo e rende l'Europa migliore. Se poi vogliamo utilizzare strumentalmente l'operazione che viene fatta oggi per dire che in realtà ci liberiamo dall'austerità della Germania cattiva, guardate, questa per me... Per il Partito Democratico è una retorica e, permettete, è una banalizzazione della missione storica del Partito Democratico. Susanna Camusso, lei ha capito da dove il governo Renzi prenderà i 68 miliardi di euro per ripagare tutti i debiti dello Stato verso le imprese entro il 1° luglio? Mi pare di avere capito che l'attuale governo sta accogliendo una proposta che Cassa Depositi e Prestiti aveva fatto, e quindi di un'anticipazione, di una copertura, di una garanzia di Cassa Depositi e Prestiti e quindi di uno sconto bancario. Era un'ipotesi che era già stata presentata tempo fa e che con qualche nostro stupore non era stata accolta.
Così come speriamo di aver capito bene le misure di copertura del taglio dei 10 miliardi sul lavoro dipendente, perché quando si parla di taglio della spesa va bene se si interviene rispetto a tutte quelle voci che vanno tagliate, non va bene se si parla di tagliare le politiche sociali oppure i lavoratori, che sono i cosiddetti servizi della pubblica amministrazione. Per gli annunci che sono stati dati, per il momento non siamo particolarmente preoccupati, però certo bisognerà vedere i provvedimenti, perché è vero che un intervento sulla tassazione è un intervento strutturale, in questo condivido quello che diceva Taddei e condivido soprattutto che partire dal lavoro ha un significato anche politico di quali sono i soggetti che vengono chiamati in causa e su cui si investe, però è altrettanto vero che adesso rimane tutto il grande capitolo di creare lavoro, di dare lavoro, perché noi ne abbiamo troppo poco. Ci sono primi provvedimenti annunciati oggi, quello sulla scuola e sull'assetto idrogeologico, ma bisogna fare di più. Quindi comunque è nella la direzione giusta quella che ha annunciato Renzi, di voler tassare dal 20 al 26%, se ricordo bene, le rendite finanziarie, perché Daniele Santacchi di Forza Italia ha appena detto che l'unica certezza del governo Renzi è una patrimoniale. Beh, intanto, come noto, non è una patrimoniale, è un piccolo pezzettino, perché l'alzamento dell'aliquota sulle rendite, che noi rivendichiamo da lunghissimo tempo, perché una delle ragioni anche della crisi del nostro paese è stato lo spostamento verso la rendita invece che verso gli investimenti, credo che sia una scelta giusta, e io trovo anche interessante l'idea che quella tassazione si trasferisca in diminuzione dell'IRAP e quindi in un sollecitare le imprese all'investire e a continuare una politica positiva per lo sviluppo. Professor Taddei, e poi anche lei, dottoressa Undiemi, a questo punto le imprese, Confindustria, in particolare Squinzi, che è stato piuttosto severo con Renzi, non sarà molto felice delle vostre iniziative annunciate oggi? Ma guardi, non lo so, rimandiamo quella risposta alla sua domanda a Squinzi, però cerchiamo di riconoscere quello che cerchiamo di fare, che sono due cose: restituiamo in busta paga ai lavoratori italiani e lo facciamo su base permanente, non sarà un'operazione tipo IMU sulla prima casa, qui stiamo e qui rimaniamo, e seconda cosa, noi affrontiamo una sfida in questo momento di allineare la tassazione sulle rendite, non sulle rendite finanziarie, cioè sui redditi finanziari, non sui patrimoni finanziari, quindi non sullo stock capitale, alle principali economie europee. Io veramente, e lo facciamo quel riallineamento non perché ci piacciono le tasse. Come direbbe Berlusconi, volete mettere le mani nelle tasche degli italiani. Perché un attimo, tutto quello è solamente per ottenere risorse aggiuntive, esattamente per affrontare il tema del costo del lavoro e cercare di dare una risposta, ancorché parziale, ancorché incompleta, a quanto sottolineava prima il segretario Camusso, cioè quella di creare posti di lavoro. Tenete presente che questo allineamento al 26% ci tiene al di sotto della Germania, al di sotto della Francia, dove l'imposta è progressiva, cioè con tutti i paesi con i quali noi poi amiamo confrontarci. Quindi noi accettiamo qualunque tipo di critica come Partito Democratico, però in una logica che io chiamerei sanamente europeista. Confrontiamoci all'Europa non solo quando ci conviene, ma anche nelle altre volte. È d'accordo, dottoressa Undiemi? Ma no, perché l'Europa comunque ha i suoi obiettivi in questo momento, che è quello di garantire la stabilità finanziaria della zona euro, tant'è che tutti gli ultimi interventi normativi che sono stati fatti a livello comunitario, gli strumenti messi in campo, vanno esattamente in questa direzione. Quindi la priorità per adesso per l'Europa non sono certamente lavoratori, lo abbiamo visto, ma qualcos'altro. Io credo che Renzi abbia fatto un passo in avanti. Quello che mi preoccupa un po' di più, e qui vorrei chiamare in causa la Camusso, è che
in qualche modo le parti sociali stanno un po' restando fuori dalla gestione di tutto questo, cioè fra i vincoli comunitari. Abbiamo visto anche l'atteggiamento di Renzi nei vostri confronti, anche la reazione di Squinzi, ma in realtà secondo me qui il problema è molto più profondo, che la concertazione è in crisi, perché il ruolo dello Stato nell'esercizio dei poteri, nella gestione dell'economia nazionale è in crisi, quindi dovete prendere atto di questi. Un esempio molto intuitivo: il Fondo Monetario Internazionale chiede la riforma dell'articolo 18, che tra le altre cose, quando fu la riforma Fornero, Squinzi disse chiaramente: a noi non interessa tanto questa riforma, però io mi chiedo come sindacati possano accettare che in qualche modo vi sia un'ingerenza da parte di un'organizzazione finanziaria internazionale nella riforma del lavoro. Quindi gli attori sociali in campo sono cambiati, il conflitto sociale è cambiato, le relazioni industriali sono cambiate. Susanna Camusso. Non c'è dubbio, noi non abbiamo mai pensato che il Fondo Monetario Internazionale dovesse decidere quali erano le regole del lavoro del nostro paese. Tant'è che quando l'Europa detta le riforme e poi ci si adatta. Ma adesso l'Europa detta le riforme se i governi sono intenzionati a fare ciò che l'Europa gli detta. Sì, lo fece il governo Monti, tant'è che fu una lunga stagione di conflitto e di nostro dissenso rispetto alle politiche che erano fatte. Abbiamo notato che il Fondo Monetario, come un orologino, appena è stato costituito il nuovo governo, ha subito detto che quelle erano le politiche da fare. Io penso che il governo, se vuole, ha tutti i margini per non fare quelle politiche e per farne delle altre. Per questo dicevo, insieme alla riduzione della tassazione sul lavoro, c'è una scelta di investimenti pubblici, le scuole, il riassetto idrologico, che indicano una qualità dell'intervento pubblico e della creazione di lavoro. Certo, bisogna fare di più. Io penso che, per esempio, le rendite finanziarie è una scelta giusta e che la patrimoniale sarebbe un'altra scelta giusta per finanziare ulteriore occupazione e ulteriori piani straordinari. Cioè, penso che bisogna cambiare l'Europa, ma nel frattempo utilizzare tutti i margini che ci sono per fare delle politiche di governo nazionale differenti. Dentro questo io penso che la rappresentanza sociale sia democrazia, ma voglio solo chiedere al professor Taddei se esclude che ci sarà una patrimoniale. Sì, lo escludiamo. Lo escludete. Senta, e voi invece... Beh, non si può essere sempre nel giusto. Allora, fermo restando che la CGIL è a favore di una patrimoniale, questo lo sappiamo perché ve lo avete detto tante volte. Susanna Camusso, un'altra cosa diciamo chiara e certa è che non siete state consultati dal governo Renzi, no? Se il governo continuerà a non consultarvi, cosa succederà? Ma guardi, io devo dire che se il governo non ci consulta ma fa le cose che gli chiediamo, mi pare che siamo già su una buona strada. Quindi va bene così? No, non va bene, la rappresentanza sociale va rispettata, però è un governo che si stia avviando, anche lui ha bisogno di rodarsi. Adesso, siccome avete parlato tutti anche di spending review, no? Questa spending review che viene chiamata in causa da tutti i governi che devono in qualche modo trovare un modo per tagliare gli sprechi, e c'è mister Cottarelli che dovrebbe quasi fare dei miracoli. Sentiamo Paolo Pagliaro. Comincia lentamente a prendere forma l'Italia rimodellata dalle forbici di Carlo Cottarelli, commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica. Il piano dei tagli è stato trasmesso ieri sera a un comitato composto da 5 ministri e presieduto da Renzi, che se lo sta studiando. Ma oggi Cottarelli ha rotto l'embargo fornendo alcune anticipazioni ai senatori della commissione bilancio. La lista dei possibili tagli è molto lunga, ecco i più significativi. Gli stipendi dei dirigenti pubblici andranno riportati alla media europea. Al 15% di pensioni più alte verrà richiesto un contributo temporaneo per consentire l'assunzione di nuove persone. Verranno ridotte le commissioni bancarie che lo Stato paga per riscuotere i tributi. Risparmi significativi sono attesi dalla revisione dei contributi alle imprese, 6 miliardi tra Stato e Regioni, dalle sinergie e dal miglior coordinamento tra i corpi di polizia, dal miglior utilizzo degli immobili pubblici, dall'abolizione di enti come il CNEL, dalla chiusura di sedi regionali della RAI, dalla riduzione della spesa dei vertici dei ministeri, dallo stop ai ricoveri ospedalieri non necessari
e dal rispetto del principio dei costi standard in sanità. Cottarelli propone anche di ridurre le centrali d'appalto e acquisto, passando dalle 30.000 attuali a 30 o 40 al massimo, e sul fronte delle auto blu chiede che non siano più di 5 per ogni ministero. Gli unici settori che il commissario ritiene esenti da tagli sono istruzione e cultura, visto che dai confronti internazionali, spiega Cottarelli, emerge che l'Italia non spende molto per queste voci. Più che un elenco della spesa, sembra un impegnativo manifesto politico. Susanna Camusso, la CGIL sosterrà il piano Cottarelli contro gli sprechi pubblici? Sì, noi saremo anche qui per fare una cosa in più, bisognerebbe fare una seria riforma della pubblica amministrazione, lo abbiamo in varie occasioni proposta, e bisogna però costruire un elemento di chiarezza, perché si dice sempre beni e servizi. Allora è indubbio che sull'acquisto dei beni la pubblica amministrazione ha bisogno di costi standard, benissimo ridurre le centrali di acquisto e di appalti perché sono troppe e sono una fonte di spreco e di rincorsa al rialzo dei prezzi, però quando si parla di servizi molto spesso sono persone, sono lavoratori e lavoratrici, sono contratti di lavoro che vanno rispettati, sono gare al massimo ribasso che non vanno bene, perché poi ci troviamo come attualmente con i lavoratori delle polizie e delle scuole che devono riottenere appalti e lavoro. Allora è giustissima la scelta, bisogna farla con grande rigore, bisogna però anche qui difendere il lavoro, perché se si mette il lavoro al centro non può tradursi in un'operazione di riduzione delle condizioni dei lavoratori. E questo come si tiene insieme, professor Taddei? Perché è chiaro che se si pensa di chiudere il CNEL, per esempio, se si chiude il CNEL ci saranno decine di lavoratori che restano per strada, per esempio. Sì. Questo problema si risolve con associando alla revisione della spesa un piano industriale per la pubblica amministrazione. Mi rendo conto che al CNEL ci sono delle persone che lavorano, ma queste persone possono essere riallocate nel momento in cui il CNEL viene spento. Grande flessibilità nel lavoro. Più che flessibilità, stiamo cercando di cambiare la struttura profonda della struttura produttiva di questo paese. Un pezzo fondamentale di questa struttura produttiva è la natura, l'identità della pubblica amministrazione. Secondo noi si può fare, e per farlo bisogna anche disarticolare un po' della nostra spesa pubblica. Ora, una delle cose secondo me più sottovalutate del discorso che ha fatto Matteo Renzi, che ha portato avanti il Partito Democratico, è esattamente il collegamento tra il peso della burocrazia e la revisione della spesa. E non a caso vengono insieme. Perché noi abbiamo questa strana schizofrenia nel dibattito pubblico italiano, per cui parliamo di regole come in isolamento, senza capire che sono collegate a centri di spesa e a livelli di spesa. Ecco, ma nella revisione della spesa devono riguardare anche i patronati, CAF, distacchi sindacali, in generale tutto il mondo del sindacato? Penso che i CAF e i patronati non dipendano dalla pubblica amministrazione. Giusto, no, no, quindi, Camusso? Quindi quelli non vengono toccati. Non vedrei per quale ragione. Camusso. Condivido che non vedrei per quale ragione, visto che offrono dei servizi e rispondono a delle regole legislative. Vorrei però dire che capisco che il governo pensi che la concertazione va abrogata, poi troveremo modo anche su questo tema di risolvere, perché le parti sociali sono invece un interlocutore importante. Questa fretta di abolire il CNEL la trovo davvero un po' strana, oltre al fatto che è un organismo costituzionale, quindi bisogna fare una legge costituzionale. Io penso che bisogna riformarlo profondamente, che però non si può dire da un lato che si mette al centro il lavoro e dall'altro si cancella l'unico luogo in cui le parti possono discutere concretamente del lavoro, che poi lo si possa fare meglio, con maggiore economia, con più, tutto vero. Però questo strano accanimento a tutte le forme di rappresentanza sociale lo trovo un po' strano per chi dice che il lavoro è al centro. Segretario, no, mi permetta di dissentire su questo. Non penso che ci sia davvero nessun accanimento da parte del governo, e certamente non da parte del Partito Democratico, verso
le organizzazioni di rappresentanza, in particolare di rappresentanza sindacale. No, almeno quindi cioè, ci rassicura, perché Renzi aveva detto un po'. Ecco, adesso però, a questo proposito vorrei sentire la dottoressa Rudieri. Renzi non l'ha mai detta questa cosa. Cioè, no, questa, però diciamo che Renzi... disconoscere il ruolo delle rappresentanze sindacali, sinceramente, state imputando al Presidente del Consiglio cose che il Presidente del Consiglio non ha mai detto. No, per carità, non imputiamo nulla. Vado avanti per la mia strada, ma rispetto, diciamo, al metodo con cui si gestiscono queste cose, sicuramente un cambiamento c'è stato. Io poi sostengo che ciò deriva da una metamorfosi del ruolo istituzionale dello Stato italiano nel contesto europeo ed internazionale, ma il passaggio politico c'è stato, di avere ridimensionato la concertazione. Posso però solo chiedere una cosa, dottoressa Nepi? Siccome Grillo i sindacati li attacca al punto tale da chiederne l'abolizione, no? E Renzi, quando è stato da Fazio domenica, è stato molto applaudito quando ha detto che la CGIL negli ultimi 20 anni ha praticamente dormito. Quindi porta consenso attaccare i sindacati? Allora, io da circa 8 anni lavoro sul campo, sostengo lavoratori in grandi vertenze e potrei sicuramente sottolineare tantissimi difetti dei sindacati, per esempio nell'ambito dell'esternalizzazione, riorganizzazione dei gruppi bancari. Stanno accadendo tutta una serie di cose tale per cui i lavoratori vengono trasferiti da un'azienda all'altra, per esempio anche nel caso Fiat. Quante società hanno cambiato i lavoratori di Pomigliano nello stesso stabilimento? Quindi il sindacato ha gravi problemi dal mio punto di vista nel capire l'evoluzione degli attuali mercati, che non sono più quelli industriali, ma i sindacati servono, i lavoratori non possono restare senza rappresentanza. Se aboliamo i sindacati, finiamo come in America. C'è stato nell'Internazionale un articolo molto interessante sulla morte della classe media proprio dovuta a una progressiva riduzione dei poteri dei sindacati. Quindi i sindacati non devono scomparire, questo significa non avere la percezione di quello che succede nei territori. Susanna Camusso, due cose. Quando Renzi dice tra gli applausi che la CGIL ha dormito per 20 anni, non è esattamente un complimento, no? Ai sindacati e in particolare al suo sindacato. No, non è assolutamente un complimento, penso anche che sia non vero, però, cioè, non è che se una cosa viene applaudita automaticamente diventa vera, siamo anche in grado di dimostrarlo, basterebbe fare la somma di quanti accordi abbiamo fatto in questo lungo tempo. Potrei suggerire che se oggi ci sono dei provvedimenti come questi sulla restituzione fiscale ai lavoratori è perché c'è stato un sindacato che è stato nelle piazze, nelle iniziative in questi anni dicendo che quello era il tema principale. Potrei anche dire che siamo noi, la CGIL, ma anche gli altri sindacati, l'unica grande struttura che ha tanti iscritti, che pagano regolarmente una quota di iscrizione, che si candidano a fare i rappresentanti sindacali. Quindi si può cercare gli applausi in tanti modi, poi bisogna confrontarsi con la dura realtà, che è quella che il lavoro ha bisogno di una sua rappresentanza, che questa rappresentanza c'è, che tante innovazioni nel paese sono venute dal sindacato e che anche quelle cose che vengono fatte oggi hanno un'origine in tanta iniziativa sindacale. Camusso, telegrafica, da 0 a 10, che voto dà Renzi, che diciamo oggi, che ha parlato per un'ora presentando tutte le sue iniziative, ha adottato uno stile piuttosto informale? Beh, devo dire un voto alto, direi. Sul piano della comunicazione credo che possa prendere anche la lode. Anche quindi 10 con lode. Sul piano della comunicazione, poi i provvedimenti li vediamo uno per uno. Va bene, da 0 a 10? Beh, guardi, sono responsabile economico del Partito Democratico. Quindi non può che essere il massimo, è un Diemi. 6 meno. Abbiamo quasi l'insufficienza. Grazie. Grazie Susanna Camusso e buon lavoro. Grazie dottoressa Ondiemi, buon lavoro anche a lei. Buon lavoro anche a lei ovviamente, professor Taddei. Grazie spettatrici e spettatori. E adesso linea ad Aria Bignardi e le sue invasioni barbariche, da non perdere, perché c'è la ministra Boschi, che tra i tanti ospiti c'è Ornella Vanoni, c'è Renzo Rubino, ma la ministra Boschi è stata al centro di polemiche piuttosto aspre in questi ultimi giorni. Grazie, noi ci vediamo come sempre domani 8:30. Arrivederci.